Spagnolo da più di 10 anni è un testista di Avvenire, ha firmato moltissimi lavori appunto di approfondimento, di analisi, ora lavora anche per una TV, Salto 2000, per cui segue la cronaca parlamentare anche. Proprio come giornalista d'inchiesta, Vincenzo, vorrei chiedere che cosa è cambiato in questi anni in questo tipo di lavoro, che cosa significa fare inchiesta oggi, che cosa significa fare informazione, e in particolare, visto che mi sento occupato di traffico di esseri umani, ti vorrei chiedere che cosa significa oggi la politica dei respingimenti. Noi sappiamo appunto che dal maggio del 2009, come avrete letto, ovviamente non è, appunto, i clandestini che arrivano dal Mediterraneo possono essere legittimamente, e poi appunto mi ricollego ai decenni che facevamo all'inizio, no? Che cosa significa legalità, appunto, possono essere legittimamente respinti. Sullo schema appunto i giornali, magari ci spiegherà meglio Vincenzo, ci hanno raccontato se non delle falsità, comunque delle mezze verità. Mi lascio lui la parola. Buonasera, infatti buonasera a tutti, è sempre un piacere vedere persone che anche un'ora che comincia a farsi avanzare ascoltano qualcuno che parla, no? Noi speriamo di essere anche, siamo molto più almeno interessanti. Allora, no, io comincio dal dire, ministero che prima sono uscito fuori, che in realtà questo è un paese sfortunato, no? Perché è sfortunato perché ha bisogno di giornalisti che non sono più giornalisti, sono giornalisti tra virgolette eroi. Non è soltanto Pino Maniaci, ma sono i giornalisti di cui si è parlato di pomeriggio, che sono i giornalisti calabresi, i giornalisti di provincia, che magari fanno un unico articolo, scusate, forse non si sente, fanno un unico articolo, due articoli proprio su una cosa precisa, e per quello poi vengono minacciati, ricevono proiettili, insomma. Pino poi ha una grande ironia, però non si lavora facilmente sul territorio quando poi si ha famiglia, si ha preoccupazioni, eccetera. Ma io intanto volevo dire una cosa. Il giornalismo di denuncia è intanto dire cose. Uno pensa sempre al giornalismo di denuncia al grande inchiestista. Io ho lavorato molto bene quando lavoravo da fuori rispetto al mio giornale, cioè ero collaboratore, per mettermi in luce lavoravo su inchieste, appunto, in maniera che le mie cose venissero comprate tra virgolette dal giornale, ed eri costretto a lavorare in giro, non lavoravi dentro. Sicuramente la scrivania, siccome non ce l'avevi, non potevi stare seduto alla scrivania. E certe volte anche solo raccontare le cose è impressionante. Rispondo poi alla cosa dei respingimenti, intanto dico questo. Una volta in Calabria scoprimmo un lago che non c'era, nel senso che per avere dei finanziamenti pubblici e fare una diga avevano beccato i finanziamenti, avevano messo un cantiere all'inizio lavori negli anni 70 e non l'avevano mai fatta questa diga. E non solo avevano percepito i finanziamenti, ma era diventata talmente credibile questa storia del lago, delle serre, delle tribunezze, che il, non mi ricordo se il Turigo, qualcuno aveva fatto le mappe con l'ago che esisteva. Quindi questo ci dà, andammo lì due giornalisti, poi la scrisse pure il Corriere della Sera dopo che la scrivemmo noi, e il procuratore della Corte dei Conti regionale, che era Leone, si chiamava, era veramente Leone, perché si batteva contro una serie di sprechi spaventosi, e c'era questo lago. Non c'era la ruspa digilita del cantiere di inizio lavoro. Questo per dirvi soltanto che a forza di dirla una balla e ripeterla, e se i giornali anche la dicono, oppure se il Turing fa la cartina, diventa una verità. E quindi la prima denuncia si fa quando si raccontano le cose. Questa storia dei respingimenti è un piccolo esempio. L'Italia ha 55.000 rifugiati, cioè persone che, scappando da guerre, fame o carestia, sono arrivati in Italia, hanno avuto diritto, perché ci sono leggi e convenzioni internazionali, a chiedere asilo, gli è stato accordato e stanno in Italia, grazie a Dio, perché se fossero in Afghanistan, oppure in Iran, oppure in Sudan, nel Darfur, oppure in altre zone, forse rischierebbero la vita, quasi sicuramente la rischierebbero, così come la rischierebbero se li rimandiamo indietro, perché lì li attendono quelle situazioni dalle quali sono fuggiti. Ecco, e la Germania ne ha 600.000. rifugiati, più di 10 volte, la Francia 200.000, e i Paesi Bassi, che non sono poi più grandi dell'Italia, ne hanno 80.000, quindi sicuramente i rifugiati non minacciano la nostra democrazia di 60 milioni di persone, no? Eppure l'anno scorso il nostro governo che fa? Poi io adesso da 3 anni faccio giornalista parlamentare, quindi lavoro in Parlamento, e mi rendo conto quasi in diretta di quanto quelle cose hanno un sapore
che tu già percepisci come strano, no? Come sicuramente contro la legge. Allora Tacito diceva 2000 anni fa che più uno stato è corrotto più produce leggi. Secondo me aveva abbastanza ragione, perché le cose non sono semplici oppure se cominciano ad essere complicate, qualcuno ha detto in modo Alfano, qualcun altro ha detto, insomma, più sono bizantine queste leggi, più sono complicate, più il cittadino non le capisce, più sicuramente a qualcuno servono. Insomma, i respingimenti che cosa sono? Un bel programma politico, perché? Perché dice, ah vabbè, Lampedusa è la porta di tutti questi disperati, noi li rimandiamo indietro. E li rimandiamo indietro dove però? Intanto in paesi che non rispettano i diritti umani, poi tra l'altro nel farlo violiamo tutte le leggi che ci sono in materia, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi delle nazioni, le stesse nostre leggi, cioè la turco-napolitana del 98, la Bossi-Fini del 2002, contengono una serie di articoli 2, 7, 4, 10, insomma, che disciplinano e applicano gli articoli 2 e 10 della Costituzione e altre norme che parlano di diritti umani, di tutta una serie di cose che noi bellamente respingendo questi violiamo. I giornali che fanno a quel punto? Cioè, noi, voglio dire, Avvenire non è un giornale enorme, però ha 225.000 lettori, 120.000 persone che lo comprano, insomma, è un giornale che si legge, non è un giornale italiano, senza prendere parte, perché poi non è che bisogna fare per forza delle cose un ragionamento politico, racconta questo fatto, cioè, guardate, intervistiamo delle persone, ci dicono degli esperti, delle persone delle Nazioni Unite, tra l'altro Laura Boldrini delle Nazioni Unite e dell'Alto Commissariato ci ha fatto un libro che adesso in libreria vi consiglio di acquistare, che dice bene che cos'è questa storia dei respingimenti, è tutta una cosa elettorale. E che cosa raccontiamo? Intanto raccontiamo che in Italia due immigrati irregolari, perché già la parola clandestina è brutta, perché noi stessi siamo stati clandestini in tantissime parti del mondo. Siamo entrati senza visto, abbiamo faticato per avere la green card negli Stati Uniti, siamo stati insultati in Australia, dove gli italiani all'inizio del secolo venivano cacciati a malo modo dai locali pubblici. Allora, insomma, questi immigrati irregolari che vengono in Italia, due volte su tre entrano con un visto e lo fanno scadere. Quindi, intanto, già i dati dicono che Lampedusa non è proprio la porta dell'illegalità. Poi questi in Lampedusa sono veramente disperati, perché in molti casi vengono da paesi dove appunto i diritti umani sono negati. La stessa Libia ha diciamo fa strage dei diritti umani, quindi. E invece l'Italia che fa? Intanto pensa di fare un accordo di amicizia con la Libia nel 2008, l'anno dopo inaugura questa pratica dei respingimenti. I giornali dovevano fare, secondo me possono ancora fare se continua questa cosa, la stessa storia della Roma si dice Pecetta, della post-it giallo su Repubblica per la legge Bavaglio, cioè dovevano dire ogni giorno con un piccolo articolo questa legge con sui respingimenti viola, ad esempio oggi parliamo dell'articolo 2 della Costituzione, domani parliamo dell'articolo 10, domani diciamo al Presidente della Camera che lui ha firmato una legge nel 2002, il suo partito, forse lì si è raccolto con un po' di ritardo oppure sono altri calcoli, questo non lo so, neanche praticamente per il momento neanche mi interessa. Però, cioè, non si può fare, non si fa, perché le leggi hanno un senso, no? Anche in Italia, e non si può dire al popolo paga le tasse o rispetta il semaforo rosso se poi io faccio delle norme che disapplicano leggi più importanti, perché magari una direttiva ministeriale è meno importante di una legge dello Stato, no? Cioè, insieme. Comunque, vabbè, insomma, quindi intanto la prima denuncia si fa raccontando le cose. Quello già sarebbe un buon giornalismo. Il cane da guardia della società, no? Con un'espressione anche divertente, si dice che in Italia è il watchdog, cioè il cane da guardia si è trasformato in un cane da salotto. E purtroppo ci dispiace dirlo, però è vero. Però se già riuscisse a raccontare quello che succede nel salotto per tempo, in maniera che i cittadini siano informati e possano decidere, insomma già sarebbe una buona cosa. Mi fermo qui. Dei respingimenti, la cosa anche curiosa è che comunque la maggior parte degli irregolari come ci sono in Italia non arrivano dal mare oltretutto, no? Quindi arrivano facendo stare esatto, visto. Esatto, non è il turistico, quindi sappiamo appunto come dicevi tu prima che la manovra politica insomma è all'ordine del sole.